lo sentivamo. Le attese si erano già fatte grandi. Le risposte non stavano affatto in una bocca, in una mano. Erano nel vento. E il vento soffia dove vuole, lo senti sulla pelle, ti spinge, ti porta, c'è. Più forte della tua passività, c'è. Lo sentivamo. Vento di libertà. Libertà oltre le cose note, oltre le cose date, anche dentro la chiesa, il dialogo del concilio con il mondo era la novità. Volevamo sentirla. Non è vero! Ho gridato. O l'ha gridato un ragazzo dietro di me, non cambia. L'avrei gridato anch'io. Non è vero! Per dire che lo spazio era già un altro. Più grande di quello che il predicatore immaginava. C'era la guerra fredda, ma i bisogni, i desideri, i sogni della generazione che eravamo erano più avanti. Volevamo altre voci. E così sul sagrato, o meglio lì davanti, a un tiro dalla facoltà, che da 2 mesi quasi noi studenti occupavamo. Davanti al Duomo, ogni sera, il nostro quaresimale alternativo. Gli scritti di Balducci sulla cristianità finita, finita nelle sue incrostazioni, nel suo passato. Avevamo fame e sete di parole che lasciassero vedere avanti. Il concilio che tanto prometteva ci sembrava tradito. Non è vero, non è vero, non è vero. Il vento soffia, sempre più vivo. Tale quale tanti miei colleghi, un costruttore informato. Le tavole dell'enciclopedia, delle arti e dei mestieri, quel sapere volto al pratico, le tecniche che al tempo mio facevano passi da gigante, dico alla metà del Settecento. In vita sono stato tale quale tanti miei colleghi, ma quella volta lì, dove gli altri avevano fallito, ecco, ho raggiunto lo scopo.
l'acqua pulita, l'acqua corrente da portare in piazza, con flusso permanente, il frutto più maturo del progresso, la fonte del piacere. Prendere l'acqua buona su un collina, condurla giù, un'impresa, e tutte le sculture, le vasche rosse, le figure marine, di mano di un artista comasco. Natura fatta arredo urbano, ma piena, rigogliosa, tutto per linee curve, vive, uno schiaffo alla severità. L'avevano commissionata i magistrati, i consoli, i sette della giunta, disposti a spendere una cifra, mentre diversamente la si pensava nel capitolo dell'uomo. Una fontana inutile e costosa, sfacciata, messa lì, in mezzo. Proprio dove da sempre il giorno del patrono friggeva la macchina dei fuochi d'artificio, un'offesa al dio uno e trino con quel ritorno al paganesimo. Ma cosa ci fa Nettuno in una confusione di tritoni, di cavalli marini, lassù in cima? Così tuonava un anonimo libello. Forse non ricordava che il tridente ha dato il nome alla città. E l'acqua è vita. È vero, non farà ritorno, lo dicevano le voci dei mercanti, poi lo ha detto il ministro papale. Lui, il principe e vescovo di questo principato dell'impero, laggiù, in Terra Santa, dove la terra è lambita dal mare. Dunque è vero, non farà ritorno. Lui, Federico, Friedrich von Dangen, l'uomo che a Trento, in una manciata d'anni, ha cavato la pietra dai monti, ha innalzato palazzi, torri, mura, ha chiamato i canoni tedeschi perché dalla roccia cavassero argento per farne moneta. Ora giace sepolto tra altri crociati nella chiesa di Acri, il porto cristiano. Che fare di questo cantiere già avviato? Dunque è vero, lo dicevano le voci dei mercanti. Nell'anno in cui la corona imperiale passava al giovane re di Sicilia e da vassallo stimato gli si era fatto compagno di viaggio, in terra tedesca, Coira, Costanza, Magonza, il vescovo, il principe vescovo, aveva chiamato mio padre. Dunque è vero, lo hai detto il messo papale. Adamo, gli ha detto, è tempo di dare un'immagine grande al sepolcro del santo patrono, il mio lontano predecessore.
sopra l'antica basilica, una nuova cattedrale. E ora il progetto va a perdersi in mare. No, non farà ritorno, non farà ritorno. Così pensavamo tra noi, sui palchi del cantiere, e invece le pietre si sono saldate alle pietre, i pilastri sono cresciuti come foreste di alberi e sono fioriti i rosoni alla luce del sole, come ammaffia di giallo gli interni al tramonto. Stelle che assecondate bene nella sera, una a una, accese come case che avvivano il fuoco, fiaccole che punteggiate la città di nebbia, riparo da ogni insidia, celata nell'oscurità della notte. Il mio compito è stato per anni montare di guardia alla porta. Alle torri, a difesa del doppio passaggio di carri e pedoni. Per chi per Verona intende partire, per chi da Verona risale. Seguendo le anse del fiume e cerca a tridentum riparo. Città quadrilatera, città di uomini armati, città di mercati, vanto del fronte settentrionale, ora che popoli nuovi si affacciano e Roma è ormai solo un nome. C'è che l'impero è tutto cristiano. Da quando Teodosio a Milano ne ha fatto la fede di Stato, anche qui molte cose le trovi cambiate. A partire da questa mia porta, che prima segnava il confine. Fuori non c'era che il campo dei morti. Da un po' ci trovi però la basilica dei martiri greci, Sisinio, Martirio e Alessandro, le loro reliquie raccolte dal rogo che li ha consumati. Vigilio ne ha tratto i resti dal fuoco e qui li ha deposti. 3 anni più tardi, lui stesso è mancato. Riposano insieme, per questo la loro basilica sorta al di fuori è diventata, a Tridentum, il centro più vivo, e la porta sarà presto tolta. Stelle che assecondate Venere la sera, accese come case, rendete meno solo il cammino di ronda. Agosto 2020.